Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi presenteremo una ricetta a dir poco golosissima, ossia la ricetta del carbone dolce della Befana. In questa ricetta abbiamo utilizzato un colore diverso rispetto a quello che è tradizionalmente previsto, però l'abbiamo voluto fare in primo luogo per una questione di gusti e poi perché il dolce è destinato ad una bambina brava e gentile e non ci sembrava il caso di presentargli un dolce di colore nero. La ricetta del carbone dolce della Befana prevede la preparazione dello sciroppo e della glassa. Gli ingredienti per lo sciroppo sono 300 g di zucchero semolato e 100 ml di acqua. Gli ingredienti per la glassa sono un albume, 200 g di zucchero semolato, 100 g di zucchero a velo, alcune gocce di limone e dei coloranti. Alcune annotazioni prima di iniziare a descrivere la ricetta. Teoricamente per preparare lo sciroppo serve il termometro da cucina. Se non avete a disposizione questo strumento, allora potete preparare una tazza contenente dell'acqua fredda e un cucchiaino. Inoltre, prima di iniziare, foderate uno stampo da plum cake con della carta da forno. Per preparare lo sciroppo usate una pentola capiente. Detto questo, iniziamo con la ricetta. Versiamo nella pentola i 100 ml di acqua e i 300 g di zucchero semolato. Mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo ad ebollizione, facendo arrivare la temperatura a circa 130 gradi. Nel frattempo prepariamo la glassa. Montiamo a neve ben ferma l'albume. Aggiungiamo prima lo zucchero semolato. Un po' alla volta continuiamo a mescolare con il frullatore e poi aggiungeremo lo zucchero a velo. Dopo aver aggiunto circa la metà dello zucchero a velo, l'impasto è abbastanza duro, quindi lasciamo il frullatore e finiamo di incorporare lo zucchero mescolando con un cucchiaio di legno. Concludiamo aggiungendo alcune gocce di limone, mescoliamo ancora un po', e il colorante alimentare. Come detto all'inizio, se non abbiamo il termometro, possiamo prelevare con il cucchiaino un po' di sciroppo e lo immergiamo nella tazza contenente l'acqua fredda. Se lo sciroppo si solidifica e riusciamo a prenderlo con le dita, allora possiamo immergere la glassa. Giriamo per qualche minuto. Vedrete il composto gonfiarsi. In questa fase c'è chi preferisce lasciarlo così intatto e quindi avremo poi un risultato un po' più alto e invece chi gira, come in questo caso stiamo facendo noi, e avremo poi un risultato più compatto. Fatto questo, trasferiamo velocemente il composto nello stampo precedentemente foderato. Livelliamo velocemente. Facciamo raffreddare tutto a temperatura ambiente per qualche ora. Volendo possiamo anche schiacciare per livellare bene. Dopo aver fatto raffreddare con cura il blocco, possiamo adesso toglierlo dal plum cake, dalla forma di plum cake e dalla carta da forno. E quindi realizzare così dei pezzi